silenzioso. Inizia una settimana di duro lavoro per la Paganese in vista della partenza per il ritiro prevista per sabato mattina. A Chianciano Terme, Fusco spera di poter avere gran parte della squadra titolare su cui lavorare in vista dell'inizio della Coppa Italia di categoria, prevista già per il prossimo 5 di agosto. Per quella data, se non dovesse essere pronta a giocare la competizione tricolore, potrebbe essere la formazione Berretti Azzurro Stellata, con la prima squadra che concluderebbe il ritiro toscano. Intanto, dopo Scarpa riconfermato, i primi due acquisti arrivano dalla Salernitana. Si tratta del trequartista classe 99 Danilo Gaeta e del difensore centrale Giovanni De Angelis, due promesse della Primavera Granata. I due calciatori saranno aggregati alla prima squadra per il ritiro di Rivisondoli e dovrebbero aggregarsi ai nuovi compagni per fine luglio. Dalla società Granata non saranno i soli ad approdare in azzurro stellato. I rapporti tra le due società e tra Trapani e il DS Granata Fabiani sono ottimi e non è escluso che qualche calciatore in esubero della prima squadra non possa arrivare alla corte di Mister Fusco. Novità per quanto concerne anche Cesaretti, il calciatore toscano, dopo un approccio con la San Benedettese, in questi giorni accompagnato dal suo procuratore potrebbe prolungare il suo rapporto con la dirigenza azzurrostellata. Stesso discorso per Luca Piana, anch'esso al centro di trattative con molte formazioni di Serie B. Ma padron Trapani, dopo la promessa di non smantellare la squadra al neotecnico azzurrostellato, cercherà di mettere a disposizione di Fusco anche qualche altro senatore in grado di alzare il tasso tecnico e di esperienza per una squadra giovane sì, ma con una discreta esperienza. Esperienza che sicuramente apporterà il neovice di Luca Fusco, Guido Di Deo. Non sei arrivato da calciatore, sei arrivato da vice di Luca Fusco. Sì, sono contentissimo di questo, come dicevamo prima a microfoni spenti, c'è stata la possibilità quando giocavo di venire a Pagani, poi non si è fatto più niente, però sono contento di essere venuto adesso in queste vesti di collaboratore tecnico, di allenatore in seconda. Anche io sono giovane in queste vesti perché poi è la mia prima esperienza, però sicuramente cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza da calciatore, sicuramente con la voglia e con l'impegno cercherò di dare il mio modesto contributo. Io, a parte che ho smesso da poco, quindi il distacco vero e proprio, penso di non viverlo in maniera così traumatica, però forse negli ultimi anni di carriera già stavo iniziando a pensare al dopo e quindi forse anche questo mi ha agevolato in questo, però ti ripeto, la cosa principale è che già quando negli ultimi anni di carriera avevo in mente il mio futuro, il mio dopo, e quindi sono contento di questa grossissima opportunità che mi ha dato Mister Fusco e spero e sono convinto di poter dare il mio modesto contributo, come ti dicevo.